Sandro Calderai, dopo tanta attesa, torna all'appuntamento nel Palio Marinaro. Cosa succederà quest'anno? Ci sarà qualche novità? Per esempio, vedo che state lavorando molto con i giovani. Sì, ci sono delle novità sia dal lato sportivo, veramente sportivo, perché nella categoria junior, in particolare dei tre porti riservato agli istituti nautici di Civecchia, Fiumicino e Gaeta, ma che abbiamo reso quest'anno open e quindi hanno risposto gli istituti del nord, diciamo, della fascia Tirreno-Adriatica, quindi dovremo ospitare Genova, Venezia, Savona e La Spezia. Quindi questo palio degli istituti nautici sta veramente dando delle grandi soddisfazioni. E invece degli eventi, credo che di citare il fatto più importante è la presenza del centro polifunzionale mobile dell'ASL RM4, dove si potranno fare dei screening oncologici di primo livello, ma poi magari ne parleranno meglio, gratuiti in senso assoluto nei due giorni del Palio Marinaro. E poi c'è il programma solito, nel senso che il sabato 20 avremo il 45esimo Palio Marinaro tra i nuovi rioni storici, sia per la categoria senior che per la categoria junior, riservata agli istituti superiori locali. Mentre il 21, il giorno dopo, la domenica, avremo il 16esimo Palio Marinaro dei tre porti, quindi Civecchia, Fiumicino e Gaeta, ma da tempo ormai open alle marinerie del litorale toscano, laziale e campano. Quindi, come abbiamo detto prima, il terzo palio marinaro della categoria junior, istituti nautici, che si è arricchito appunto degli istituti del nord. Questo è poi. E poi ci saranno tutti gli eventi a corollario, le mostre. Purtroppo sulle mostre abbiamo una riduzione per quanto attiene la mostra pittorica, in quanto la rocca, l'antica rocca è inagibile, e abbiamo trasferito la mostra, diciamo quella antologica del Palio Marinaro, fotografica, alla stazione marittima. E poi logicamente c'è il villaggio del Palio Marinaro, ci sono tante iniziative che sono indirizzate alle scuole, e poi c'è questo Fil Rouge quest'anno, che è dedicato appunto alla festa di Santa Fermina, alla sua processione. Questo abbiamo voluto fare anche per questa rinnovata collaborazione con il nuovo comitato diocesano di Santa Fermina. Gabriella Sarracco torna all'appuntamento con Palio Marinaro, un evento molto sostenuto da parte della Fondazione Calici. Sì, è vero, un evento da sempre sostenuto, poi in modo particolare mi sento vicina a questa grande manifestazione, e questo è il motivo per cui sono presente, in quanto l'anno scorso sono stata nominata la donna del palio, quindi come madrina non potevo non essere oggi qui. Quindi speriamo che sia un bel evento anche quest'anno. Sicuramente sarà come sempre un bel evento. Quello che mi auguro è una partecipazione più intensa, perché lo scorso anno sì, eravamo in molti in porto, però io vorrei vedere più persone venire a vedere le gare, una partecipazione più intensa, e mi auguro che quest'anno ci possa essere. L'ASL che sarà presente a questo Palio Marinaro, in quale veste, insomma, voi siete sempre presenti nei vari eventi cittadini, non solo? Beh, saremo presenti con una serie di iniziative principalmente focalizzate sulla prevenzione. Prevenzione sulla popolazione adulta e non soltanto, con i nostri, diciamo, track, quindi faremo screening per il colorretto, per la prevenzione del tumore del colorretto, screening per il papillomavirus e screening mammografico. Ci sarà la possibilità di fare fisicamente questi screening o di prendere la provettina nel caso dello screening del colorretto direttamente presso le nostre strutture.
Poi presenteremo i nostri programmi di vaccinazione, anche mirati per la popolazione adulta. In questo caso proporremo vaccini per il morbillo. Voi direte: perché il morbillo sugli adulti? Perché la copertura è bassa, è inferiore al 95%, e stanno uscendo fuori dei cluster che possono teoricamente generare delle problematiche, soprattutto sulle donne incinte. Quindi il nostro obiettivo è quello di cercare di innalzare il livello di copertura, ma soprattutto di sensibilizzare la popolazione. Poi avremo l'ambulatorio oculistico, e anche in questo caso con finalità diagnostiche preventive rispetto a tutta una serie di situazioni che si possono in qualche modo sottostimare, sottovalutare, come potrebbe essere per esempio il glaucoma, come potrebbero essere patologie retiniche anche collegate a situazioni diabetiche magari non perfettamente conosciute. La situazione diabetica forse sì, ma le patologie retiniche no, e quindi cercare di anche in questo caso intercettare per tempo potenziali problematiche. E alla fine del palio avremo la possibilità di, per chi vuole, offriremo la possibilità di partecipare ai gruppi di cammino nel nostro, come dire, nel nostro ambito del piano di prevenzione, che mira a far sì, diciamo, a generare una popolazione attiva, e che quindi cercare di, attraverso l'attività fisica, di prevenire alcune patologie che non sono la sedentarietà ma sono quelle collegate alla sedentarietà. Anche in questo caso parliamo di diabete, obesità e anche, diciamo, un miglioramento degli stili di vita delle persone, in particolare non più giovanissime, che traggono giovamento da questo tipo di attività, ma anche per i giovani, perché chiaramente partecipare a queste attività significa stimolare la capacità e la conoscenza di queste, di questi stili di vita. L'occasione ovviamente è gradita per porgere ringraziamenti al Comune di Civitavecchia, che ci ospita e ci consente, nell'ottica di una collaborazione noi abbiamo attivato con tutti quanti i comuni, di presentare una serie di programmi di prevenzione alla popolazione direttamente sul campo e direttamente durante le manifestazioni che si svolgono, in questo caso durante il Palio Marinaro e i festeggiamenti del Santa Fermina. Infine, la proposta delle vaccinazioni prevede anche la vaccinazione sempre per la popolazione adulta contro il virus della varicella. Perché? Perché ci sono stati molti casi di fuoco di Sant'Antonio, soprattutto negli anziani e nelle persone immunodepresse, e quindi si sta spingendo molto su questa vaccinazione. L'occasione è utile per fare anche sapere che è necessario farla, oltre che per farla attivamente e fisicamente sul posto. Infine, per chi vuole, è anche disponibile la vaccinazione per il Covid. Maria Cristina Sciaffi, Prolocco presente per quanto riguarda uno dei eventi caratteristici di Civitavecchia come Palio Marinaro. Esatto, siamo anche quest'anno presenti a questo appuntamento tradizionale, sempre nella duplice veste, nel senso che siamo presenti al villaggetto con un nostro stand, quindi con i prodotti a chilometro zero, e poi con una rappresentazione del corteo storico in costume. E come FIDAPA invece partecipiamo anche con il progetto del Dragon Boat, ma abbiamo preferito organizzare, quindi coinvolgere il Palio Marinaro nella specifica dei ragazzi del Calamatta, che saranno poi un equipaggio della competizione, con una iniziativa appunto che rientra nel tema internazionale, che il cui intento era quello di sensibilizzare sulla tutela e il rispetto ambientale.